Molti studiosi, artisti e letterati si sono messi sulle tracce di Leonardo, facendosi strada tra gli ulivi delle colline di Vinci per seguire il richiamo del genio. Quale paesaggio contemplava lo sguardo di Leonardo? Dove mosse i suoi primi passi? Dove si nascondono i segni del suo passaggio? È il 1872. Telemaco Signorini, un illustre esponente della pittura toscana della macchia, sta disegnando seduto su un muretto nei pressi di Vinci. Si è recato a Vinci insieme a Gustavo Uzziello, importante storico deciso a ricercare documenti sulle origini e sulla famiglia di Leonardo, di cui ricostruisce anche l'albero genealogico. Ciò che Signorini si trova di fronte è la stessa campagna che nel 400 fu la scenografia perfetta della nascita del maestro. Le linee degli alberi, i profili del borgo e i contorni sfumati delle colline restituiscono ancora oggi i dettagli di una storia senza tempo. Nel 1931, lo storico dell'arte Emil Müller ritrova inaspettatamente una preziosa annotazione. Nacque un mio nipote, figliuolo di Ser Piero, mio figliuolo. Con queste parole Antonio da Vinci ricorda la nascita del suo primo nipote, Leonardo, avvenuta sabato 15 aprile 1452, intorno alle ore 22:30. Al battesimo di Leonardo presenziano in 10 tra padrini e madrini. Un numero davvero alto per un bambino nato fuori dal matrimonio. Forse in quel giorno, nei pressi della chiesa di Santa Croce a Vinci, non partecipano solo gli invitati, ma anche coloro che, con un sguardo curioso, negli anni a venire avrebbero desiderato conoscere meglio quel figlio illegittimo, destinato a diventare il loro concittadino più illustre. Sulla dichiarazione al catasto del 1458, nonno Antonio registra tra i membri della sua famiglia Leonardo, figliuolo di detto Ser Piero, non legittimo, nato da lui e dalla Caterina, che al presente è donna da Cattabriga di Piero del Vacca da Vinci, d'anni 5. Leonardo è quindi accolto dalla famiglia paterna e trascorre gli anni dell'infanzia a Vinci, nella casa del nonno Antonio. Ser Piero, lo stesso anno in cui nasce Leonardo, prende in moglie la sua promessa sposa, Albiera Amadori, mentre la madre Caterina si sposa con un fornaciaio conosciuto da tutti come la Cattabriga. In molti degli anni hanno tentato di risalire all'identità della madre di Leonardo. Nessuno ne conosce i lineamenti del volto o il ceto sociale. Era una ragazza umile delle campagne di Vinci, oppure una giovane protetta dei Da Vinci. I contorni sfumati della sua biografia alimentano il mistero intorno all'origine di Leonardo, spingendo gli storici a continuare le ricerche. Almeno a partire dalla metà del 300, la famiglia Da Vinci si trasmette la cittadinanza fiorentina e la professione notarile. Una professione e un privilegio ai quali Leonardo, quale figlio illegittimo, non avrebbe mai potuto ambire. Mentre il padre, Ser Piero, nel 1485 risulta addirittura notaio per la signoria fiorentina, il nonno Antonio, che non aveva intrapreso la professione di famiglia, già al catasto del 1427 dichiara di risiedere a Vinci senza avviamento nessuno e senza uffizi, che non ebbe mai. Il legame familiare più significativo per Leonardo è quello con lo zio Francesco, di soli 16 anni più vecchio, un vero e proprio punto di riferimento a partire dall'infanzia e fino alla sua morte, quando in nome dell'affetto che li univa decide di lasciare al nipote illegittimo tutti i suoi beni e possedimenti. Ai primi del 500, per entrare in possesso dell'eredità dello zio, Leonardo intenta una vera e propria causa con i fratellastri, richiedendo addirittura l'intervento del re di Francia Luigi XII e del cardinale Ippolito d'Este.
Tra il 1458 e il 1469, come si deduce dalla denuncia al catasto di quell'anno, il nonno Antonio muore e Leonardo raggiunge il padre a Firenze. In risposta alla tranquillità del borgo natale, la vita della grande città genera nuovi stimoli e nuove sfide che mettono alla prova una creatività vivida e precoce. Scuola d'Abaco, dove si apprendono la risoluzione pratica di problemi matematici e il calcolo delle proporzioni, Leonardo, stando alle parole di Giorgio Vasari, mette spesso in difficoltà il maestro con le sue domande e la sua curiosità. Poco dopo, alla bottega del Verrocchio, tra le più importanti fucine d'arte di Firenze, le idee iniziano a moltiplicarsi, le suggestioni si mescolano alla sua sensibilità unica, stimolando un'immaginazione senza precedenti, destinata a essere celebrata in tutto il mondo nel secolo.